ovviamente molto felice di quello che è stato detto finora, sono felice della presentazione che ha fatto il nostro presidente Luca Zano Cantaruti e sono felice del risultato che tutti insieme abbiamo raggiunto. Toccheremo ancora i temi riguardanti il percorso di indipendenza veneta, toccheremo durante la serata diverse tematiche che sono sicuramente di vostro interesse, perché il rischio che noi corriamo quando presentiamo queste serate è quello di dare per scontato dei temi che sono fondamentali, che per chi si avvicina, come diceva prima Alessia, per la prima volta alla conoscenza di questo percorso, e vedo che qua ci sono delle persone che fanno così con la testa, quindi sarà molto importante dedicare dello spazio alle vostre domande, ed è una cosa alla quale noi teniamo, perché è fondamentale per noi trovare consenso. Trovare consenso significa avvicinarsi alle persone, avvicinarsi alle persone significa creare una squadra e lavorare insieme. Questa è l'unica cosa che conta in un movimento che parte dalla base, che parte dalla radice, che parte quindi dal popolo. È un movimento che parte dal popolo, parte dai bisogni primari delle famiglie, dei bisogni primari delle aziende, di conseguenza parte dal cuore delle persone, da quella sensazione di avere insieme costruito un progetto che rappresenta i nostri bisogni e non gli interessi di qualcun altro. Per approfondire questa tematica, che è quella che di solito compete a me perché ci tengo a questa tematica, io non sono così bravo con i numeri, con le leggi come sono le altre persone che compongono questo tavolo. Io sono un sanitario, mi occupo di salute, di benessere delle persone e voglio contribuire a questo movimento con quello che so fare e con quello che mi riguarda nella mia quotidianità e che posso portare a voi, proprio perché abbiamo bisogno non solo di una squadra di persone forti, preparate, ma anche di una squadra di persone consapevoli, che sanno che cosa hanno dentro di loro e che non hanno paura di dirlo e di confrontarsi con persone che hanno eventualmente, qualora ce ne saranno ancora tra qualche tempo, persone che hanno idee diverse. Viviamo una situazione praticamente paradossale per certi aspetti. Primo, perché l'audio in questa sala è pessimo. Secondo, perché sembra quasi assurdo che delle persone che hanno degli intenti, la volontà di cambiare qualcosa, che hanno avuto l'ispirazione di capire che qualcosa non funziona più e di conseguenza hanno il coraggio di reagire a questa situazione che ha del paradossale, veramente del paradossale. Cioè noi ci sentiamo dire tutti i giorni da delle persone che abitano in questo territorio e che quindi hanno le stesse esigenze che abbiamo tutti noi, ci sentiamo dire ma no, no, non si può fare, no, non va bene. Ma che strano! Delle persone che hanno i nostri stessi bisogni che si oppongono. Sapete cosa mi è successo una quindicina d'anni fa? Io studiavo a Modena e il mio docente di medicina disfunzionale mi ha detto: Davide, tieni presente una cosa, non potrai mai salvarli tutti. Per quanto tu ci voglia mettere il cuore e l'anima in quello che fai, non li potrai mai salvare tutti. Qualcuno vuole per forza soffrire. Qualcuno ha bisogno di soffrire per capire una lezione. Qualcuno ha bisogno di prendere la bastonata sulla testa prima di capire che quella direzione non è quella corretta per sé, per se stesso, per il proprio benessere, per la propria salute. Quindi non possiamo permettere a delle persone con una visione così limitata della vita di condizionare l'operato di persone che invece hanno ben chiaro che cosa è necessario fare per aumentare e per salvaguardare la qualità della nostra vita. Ecco che è paradossale la situazione, perché io che voglio lavorare per questo paese, per migliorarlo, dovrei forse fermarmi di fronte a una persona che non ha capito il valore di quello che stiamo dicendo. Mi seguite? Ok. Siete tutti d'accordo che chi ha la visione e ha la volontà di andare avanti oggi deve lavorare per un cambiamento vero? Siamo tutti d'accordo? Che cos'è un cambiamento? Che cos'è un cambiamento? È spostare le attività che svolgono delle persone da una direzione che non porta a nulla o che non è utile a una direzione che invece dà dei risultati. Allora io vi faccio una domanda che è provocatoria ovviamente, ma la faccio per discutere con voi di questo aspetto, perché
ho sempre la sensazione che con voi poi ci ritroveremo fuori in questo mondo e che quindi dovremo combattere insieme delle battaglie di cultura, non delle battaglie di forza. E vorrei immaginarvi come dei soci con i quali dobbiamo costruire un gruppo di lavoro insieme per portare fuori dei messaggi costruttivi. Se dobbiamo cambiare veramente qualcosa, se dobbiamo cambiare una situazione, ma se dobbiamo cambiare un'abitudine, non abbiamo forse bisogno di strumenti efficaci, di qualcosa che funzioni? Allora, io ho provato ad immaginare com'è possibile che in una situazione dove il cambiamento è veloce, siamo tutti d'accordo, giusto? In due anni le nostre abitudini cambiano, la tecnologia cambia, è discontinuo. Oggi cambia qualcosa in maniera molto veloce e poi si frena. C'è la sensazione che non cambi più nulla e di nuovo abbiamo un'ondata di cambiamento velocissimo. Ma soprattutto è imprevisto. Non sappiamo con certezza quando accadranno le disgrazie, ad esempio. E quindi bisogna essere pronti a riceverle. Allora, una situazione che prevede così tanta elasticità, dinamicità, secondo voi, vi aspettavate la domanda, eh? Secondo voi, può essere gestita da uno Stato ingessato, macchinoso, che non ha la capacità nemmeno di organizzarsi al suo interno e ha l'arroganza di dire a noi come dobbiamo organizzare le nostre famiglie, le nostre aziende, la nostra economia? È possibile che una catastrofe organizzata, una macchina piena di buchi, una nave alla deriva possa in qualche modo essere il traghettatore di un cambiamento di un popolo che ha dignità e voglia di lavorare come l'abbiamo noi veneti? Non sembra possibile. Questo voleva dire no, non è possibile. Ok. Allora bisogna avere un po' di coraggio. Che cos'è indipendenza veneta? La parola indipendenza fa paura. Ma siete matti? Volete cambiare qualcosa? Ma se dobbiamo affrontare una sfida così forte, come facciamo ad affrontarla con una macchina che non funziona? Come faccio a ripararmi dalla pioggia con un ombrello che ha solo le stecche di ferro e non ha la tela? È impossibile. È evidente che questo sistema non funziona più. Ma non funziona soprattutto per noi che vogliamo cambiare. Quindi quando qualcuno vi dice ma non è possibile, è una persona che non ha ancora maturato dentro di sé quella coscienza, quella volontà, quel rispetto di sé, della propria azienda, del futuro dei propri figli, non ha ancora maturato affinché vi possa trovare appunto dentro di sé la forza per avere il coraggio di parlare di indipendenza. Perché per parlare di indipendenza vuole coraggio. Entrare in un bar e dire, ragazzi, l'unica soluzione per questa cosa della quale voi state discutendo, perché abbraccia ogni problematica del sociale, è l'indipendenza. Sì, qua avanti. Perché ci confondono? Quindi fate molta attenzione quando parlate di indipendenza, preparatevi. Spiegate quali i percorsi che sono stati fatti e quali sono i percorsi che stiamo per fare. E fate capire che non stiamo parlando di diventare indipendenti per separarci da qualcuno perché siamo migliori. Vogliamo semplicemente più rispetto per qualcosa che è già nostro. Non chiediamo a nessuno di darci qualcosa. Chiediamo a qualcuno di uscire da casa nostra quando è troppo arrogante. Chiediamo di poter dialogare per trovare nuovi equilibri. Chiediamo flessibilità, adattabilità, rispetto per i tempi che cambiano e rispetto per la gente che lavora che non può più tollerare gli sprechi. Non può più tollerare quelle cose che sono ingiuste. Ed è per questo che questa sera volevo fare questa riflessione con voi. È una riflessione basata su un aspetto prettamente culturale. Quindi se qualcuno ha ancora l'ardire di affermare che il percorso di indipendenza veneta è un percorso fatto di persone rozze che vogliono dividersi dall'Italia perché sono egoisti, abbiate la bontà di informarli. Questo è un percorso fatto di buon senso. È un percorso fatto di buon senso per creare una nuova civiltà di persone che vogliono semplicemente rispetto per quello che fanno, per la propria vita, per le proprie famiglie. Bravo. Buonasera. Ho avuto l'ardire forse di parlarvi di voi più che di noi. Avevo voglia di parlarvi di voi. Vi siete visti? Guardate quanti siete.
non avete la sensazione, stando uno accaccato all'altro, pensando che stiamo qui per un obiettivo comune, per raggiungere un obiettivo che è importante per tutti noi, non avete la sensazione che siamo forti, inarrestabili, potenti, che possiamo raggiungere dei risultati? È questo che manca ai partiti politici che oggi gravitano nella postale italiana. Sono dei partiti verticali dove uno dall'alto dice agli altri cosa deve fare. La sensazione che noi abbiamo è che siamo forti proprio perché ci stiamo unendo sulla base. La nostra base, i cittadini, le persone che condividono le difficoltà, si uniscono per tutelare le proprie famiglie, le proprie aziende. Quindi io vi sto guardando da qua e siete bellissimi. Siete bellissimi. Fatevi voi un applauso, non fatevi a noi. Visto che voi siete il nuovo popolo veneto, siete il futuro di questa nazione, siete le persone che là fuori stanno aspettando, io vi invito a fare una cosa. Noi abbiamo bisogno di essere sostenuti non solo in queste serate, abbiamo bisogno che persone come voi si avvicinino al movimento non solo per firmare la petizione che stiamo raccogliendo per sostenere il nostro movimento. Abbiamo bisogno di persone che sui territori, sui diversi territori, si attivino, diano il loro contributo in senso pratico, anche semplicemente parlando con le persone e dando un bigliettino con scritto indipendenzaveneta.net, darci un'occhiata, informati, che parlino con gli amici e organizzino una serata anche più piccola di questa. Noi organizziamo tantissime serate da 50, 60, 70 persone nei vari paesi, proprio perché abbiamo il piacere, non la necessità, abbiamo per primo il piacere di coinvolgere delle persone sui territori, perché sono le persone che diventeranno poi il tessuto, quella trama fitta, senza buchi, senza falle, quel tessuto che sarà assolutamente non strappato, un tessuto fitto, coordinato, che si muove in maniera pacifica, legale, ma unito, fatto di persone con un'unica volontà. Non vi voglio dire nient'altro, io ci tengo veramente che voi facciate le domande che riguardano il percorso in modo che vi chiarite le idee. Ricordatevi che avete dei volantini, ci sono dei banchetti dove potete chiedere informazioni, qualcuno di voi se non l'ha già fatto si può anche associare. Il nostro movimento che non vive di finanziamenti, viviamo delle nostre tasche, i volantini che tenete tra le mani sono stati prodotti con le quote associative di noi e di tutte le altre persone che si sono associate al movimento. Quindi una quota associativa di un movimento popolare significa sostenere la vostra terra, sostenere le vostre aziende, sostenere le vostre famiglie. Non è un obolo che si paga per qualcuno che deve farsi vedere in televisione. È qualcosa che sostiene il nostro movimento. Grazie per essere qui.